Il cortile d'onore del Palazzo Ducale di Urbania oggi ospita la presentazione del libro di Stefano Gentili, il poeta boscaiolo che abbiamo già conosciuto in altre occasioni. Questa volta ci presenta Volto di donna. Ecco, Volti di donna, da dove nasce l'ispirazione, Stefano? Dunque, non è facile rispondere a questa domanda, perché il processo creativo è sempre molto, molto misterioso. È come una fonte che sgorga, limpida, pura, e poi si allarga fino a diventare un fiume e porta la vita. La poesia è la stessa cosa. È l'arte che celebra la vita e ne esalta la bellezza in tutte le sue forme. Quindi, se si ama la vita, non si può non amare la donna, perché la donna è colei che la vita la porta dentro. E se noi siamo qui adesso è per merito di una donna. E non, questo spettacolo, questo miracolo che stiamo vivendo, che poi non finisce qui perché noi siamo degli esseri cosmici, quello che vediamo è molto meno di quello che non vediamo, lo vedremo a suo tempo. Angelica Bianco è l'ospite di onore di questo pomeriggio qui ad Urbania. Grazie a Tele 2000 per questa intervista e ringrazio il poeta boscaiolo Stefano Gentili, l'amministrazione nella persona del sindaco e Tarciso Cleri che ovviamente condurrà questa sera. Il posto è davvero magnifico, il linguaggio delle poesie scritte da Stefano Gentili è altrettanto fantastico, ma soprattutto è da notare la vena forte d'amore e di rispetto che emerge verso le donne. La verve, lo stile di Tarcisio Cleri per portare avanti questo pomeriggio qui in questa magnifica cornice del Palazzo Ducale. Sì, mi fanno rilavorare di nuovo, ma questo è un gran piacere perché Stefano è un amico, l'ho conosciuto come quello che mi portava la legna e ancora me la porta. Quindi è stata una scoperta straordinaria, è veramente un personaggio che ha grandi qualità e sta salendo a livello nazionale, molto molto apprezzato. Un poeta boscaiolo, un poeta delle nostre terre che è alla rivalsa e sta avendo molto successo, richiamo a livello nazionale. Quest'estate noi abbiamo fatto la presentazione di molti libri a Palazzo Ducale, nei cortili del Palazzo Ducale, questo è uno dei tanti libri presentati, tra l'altro uno di quelli a cui io tengo particolar modo perché è un poeta delle nostre terre. Katia Mangani, presidente della Proloco di Borgo Pace, lei ha scoperto Stefano Gentili, ma chi era Stefano Gentili? Come hai fatto a intuire che poteva essere un poeta? Beh, più che intuire che fosse un poeta, ha cominciato a scrivere delle bellissime poesie che mi ha fatto leggere, mi sono piaciute tantissimo e quindi ho cercato di farlo conoscere, ho coinvolto anche Romina, il sindaco, in questa scoperta e di lì siamo riusciti a sponsorizzare il suo primo libro, che è un libricino locale, però veramente bellissimo ed era appunto Canto alle donne. Di lì Stefano è partito e ha cominciato a volare e fra i vari premi ed è arrivato qui Stefano Gentili, il poeta. Sicuramente Stefano è un ragazzo che sta veramente facendo strada con la sua arte, con la sua sensibilità e questa cosa qua ci fa un grande piacere, abbiamo visto proprio crescere le sue capacità, non solo, o meglio, più che crescere, venire alla ribalta le sue capacità come poeta ma anche come scrittore, quindi questo veramente è quello che non ci potevamo augurare niente di meglio per lui, ma diciamo anche per il nostro territorio, il nostro comune, la nostra Lamoli, perché sicuramente queste sono occasioni in cui ecco, veicoliamo i nostri luoghi con la nostra gente.